stati per aver risposto positivamente all'invito che noi come Fondazione Europa Prossima vi abbiamo rivolto per partecipare a questo convegno sul tema scuola e lavoro tra alternanza e sinergia. La Fondazione Europa Prossima è un sodalizio che propone, diciamo, la divulgazione, la formazione di una cultura europea nel campo istituzionale, politico ed economico, e culturale nel senso più ampio, proprio per dare, come si suol dire, anche se è un termine meno favorito negli ultimi anni nel territorio, maggiori opportunità di conoscenza in questo campo così centrale. E centrale ci è parso, e crediamo lo sia realmente, l'argomento che abbiamo scelto questa sera, appunto quello del rapporto tra la scuola e il lavoro, che in questa polarità di termini si convoca immediatamente un terzo elemento taciuto nel titolo, ma che è il vero attore poi protagonista, che è quello delle persone in formazione o da formare, cioè quello prevalentemente dei ragazzi, dei giovani, ma più in generale di tutta quella possibile e auspicabile forza lavoro di cui si compone il Paese, se è vero come è vero che la formazione ormai da uno stadio iniziale deve diventare una scelta e una strategia per tutta la vita. In che senso questo convegno ha come riferimento l'Europa? Non solo per gli obiettivi generali che l'Europa con le sue agende si è data circa la formazione, la preparazione della cittadinanza europea, ma anche perché si è già delineata qualche nuova opportunità, in particolare attraverso una misura che immagino sarà più volte evocata questa sera, che veramente può essere interessante per noi tutti, per noi italiani, in particolare per le regioni meridionali. Qual è il problema su cui abbiamo chiamato questa sera a interloquire degli ospiti particolarmente rilevanti, particolarmente importanti come attori del processo economico e sociale di questo nostro territorio? Noi abbiamo voluto convocare attorno a questo tavolo la scuola nella più alta rappresentanza territoriale, l'università, alcune grandi importanti imprese e il sindacato, perché la prospettiva che viene offerta dalla cosiddetta misura Garanzia Giovani è una prospettiva veramente importante. Sono in ballo i cosiddetti NEET, io non amo i termini, usare gli anglismi necessariamente, però questa è una sigla molto in uso. I NEET sono non quelli che si collegano a internet, cioè non hai di più, non NET, ma NEET, sono quei giovani che non stanno seguendo né un percorso formativo, quindi non sono a scuola né all'università, coloro che non hanno contratti di lavoro, non stanno lavorando e non stanno seguendo nemmeno un percorso di formazione professionale. Cioè sostanzialmente sono riguardati, potremmo dire, dal nulla, e sono coloro che facilmente possono diventare protagonisti dell'emarginazione e del dolore sociale. Questo dato per la fascia generazionale che va dai 15 ai 34 anni, che in un paese che non fosse l'Italia già non sarebbe più 34 anni, un segmento tipicamente giovanile, riguarda a livello italiano quasi il 27% della popolazione, e invece nei giorni meridionali questo dato arriva fino a quasi il 40%, quindi un grande problema. Garanzia Giovani perché è interessante? Perché è una misura in cui tra fondi comunitari e fondi nazionali sono previsti tra gli 1,2 e 1,4 miliardi di euro, quindi una somma tutto sommato rilevante per le scarse risorse che ci sono su questo settore, per offrire a quei giovani appunto
che avessero terminato un percorso formativo e che non fossero nella possibilità ancora di trovare un lavoro, di svolgere un tirocinio, o comunque ci sono, adesso poi entreremo più nello specifico immagino, ma ci sono 10 percorsi previsti da un protocollo nazionale che è stato fatto dal ministro Giovannini, ministro del welfare, che è stato approvato dall'Unione Europea, 10 strade appunto per cercare di avvicinare con queste risorse dedicate questi giovani al lavoro, e anche la possibilità per quelli che non avessero terminato il percorso formativo di terminarlo sempre attraverso queste grandi risorse. Voi capite che questa è una grande opportunità, ma insieme anche un'insidia, perché è un po' l'ultimo treno, nel senso che questa misura è nata poiché anche nei paesi nordici, che tradizionalmente hanno meno problemi su questo fronte, con la ben nota crisi economica internazionale si è sviluppato maggiormente questo problema, e quindi in queste nazioni sono già in una fase avanzata di svolgimento del programma. E quindi dov'è l'insidia? L'insidia nel fatto che se noi per l'ennesima volta lasciamo sfuggire questa occasione, rischiamo che non solo non cogliamo un'opportunità, ma i nostri ragazzi troveranno come concorrenti, soprattutto nel campo delle attività intellettuali, dei ragazzi di altri paesi che invece grazie a questo, per fortuna loro, si saranno qualificati. Quindi come capite la sfida è grande, e purtroppo qui siamo nel campo, purtroppo per fortuna, perché quando nacque sembrava una grande fortuna, di tutto ciò che è affidato alla competenza regionale dal rinnovellamento del titolo V della Costituzione. Questa cosa fa sì che ci sia grande ottimismo per quello che potrà accadere in Lombardia, nel Veneto. Io ascoltavo qualche giorno fa in un convegno a Roma il direttore di queste politiche per la Regione Veneto, ma c'è grande pessimismo per quello che potrà accadere, diciamo, dal pronto in giù. E non a caso è stato previsto nel protocollo nazionale che ci possa essere una sorta di task force di aiuto nazionale che va ad aiutare le regioni che hanno bisogno. La Sicilia ha già detto che ha bisogno, curiosamente l'ho chiesto anche la Valle d'Aosta. Noi perché abbiamo invitato queste persone? Perché noi riteniamo che ci possano essere qui le competenze, le esperienze, le buone pratiche, qui sono italiano, le buone pratiche, per ragionare di come si possa cogliere questa sfida e questa prospettiva in Abruzzo. Anche perché il rischio, l'insidia qual è? Duplice. Da un lato quello di non spendere queste risorse, ma è la cosa più banale, anche se bisogna rilevare purtroppo sui giornali qualche giorno fa che rischieremo di perdere altri fondi alla formazione professionale perché non è stato speso tutto recentemente. Ma l'insidia però è un'altra, che la cultura che esista nelle burocrazie sia quella di impegnare i fondi, stare attenti alla rendicontazione, che tu sia stato speso, diciamo, in maniera obiettiva, corretta, diciamo legale, ma senza alcuna attenzione all'esito e ai risultati di questi processi, perché molto spesso i fondi vengono consumati. Questa cosa provoca, come dire, la soddisfazione di chi organizza i corsi, di chi organizza i percorsi, ma non necessariamente la convenienza e l'utilità di coloro che ne fruiscono. Io ascoltavo l'altro giorno, sempre in questo convegno, il protagonista di un centro di agenzia di lavoro che lavora in Emilia e in Lombardia, e lui diceva che i suoi corsi funzionano in Lombardia meglio che in Emilia, per una semplice ragione, perché lì paga non solo se le carte stanno a posto, paga se le carte stanno a posto e se si vedono dei risultati. Credo che anche su questo fronte noi abbiamo molto su cui migliorare. Ripeto, credo che la Fondazione, ringraziando i cortesi relatori che hanno accettato questo invito, possa offrire da oggi un primo momento di confronto, e allora intanto vi presento e poi passerò la parola a Mauro Tereschini, direttore del centro, che ringraziamo per aver accettato di moderare
questo nostro convegno. Molto brevemente vi presento appunto il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, il dottor Ernesto Pellecchia, che ringraziamo appunto per essere qui alla mia sinistra. Poi il professor Gaetano Bonetta, che è il lunghissima denominazione, però prendo il respiro, è direttore del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche, Economico-Quantitative dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Pescara. E questo per quanto riguarda l'ambito della formazione. Poi due importanti imprese del nostro tessuto economico industriale, sicuramente le più rilevanti, sono le più rilevanti in assoluto, appunto Fader S.p.A. rappresentata dal dottor Gianluca Nardone, direttore del personale e dell'organizzazione, che è alla mia sinistra. E quindi il dottor Giacomo Custataro, che è il direttore generale di Valtertors S.p.A. alla mia destra. Quindi il sindacato, rappresentato ai massimi livelli dal segretario generale della Regione Abruzzo, Roberto Campo, della UIL. Grazie per essere qui. Qualcuno potrà dirmi, ma la Regione non c'è, in compenso c'è la scuola di Regione, con Luciano D'Alfonso, che ringraziamo. Vi devo invece subito dire che per un impegno ricevuto oggi dal Ministro, il sottosegretario non c'è, però ci ha mandato poco fa un video che, grazie ai potenti mezzi messi a disposizione, potremo proiettarvi in conclusione. E il video è stato proprio dedicato, come vedrete, non è un video di saluto convenzionale, ma il sottosegretario proprio ha voluto confezionare un qualcosa di ricci su misura per noi. Bene, con questo io penso di averla fatta anche troppo lunga e cedo subito la signoria del dibattito a Mauro Tedeschini. Grazie. Buonasera a tutti anche da parte mia. Una volta che arrivo in ritardo a Pescara comincia un convegno in orario, veramente è incredibile. Comunque no, scusate il ritardo, a parte gli scherzi. No, noi come giornale ci occupiamo molto di questo tema, come chi ci segue avrà visto già da diverso tempo. Ne abbiamo ricavato un po' di impressioni che dirò rapidissimamente per non rubare spazio ai relatori. Una è quella che diceva Presunti adesso, cioè che molti enti di formazione lavorino più per creare un business per se stessi che non effettivamente per dare un'opportunità concreta ai ragazzi. L'altra cosa anche che ci colpisce è che forse c'è anche un eccesso certe volte di sofisticatezza nei programmi di formazione, perché poi noi vediamo che, scorrendo proprio le offerte di lavoro, quando arrivano le richieste, c'è scritto si richiede però di parlare perfettamente l'inglese, non parliamo del tedesco, lì casca l'asino, perché quasi nessun ragazzo alla fine è in grado di assicurare questo tipo di garanzia, e purtroppo si perdono moltissime opportunità. Ovviamente sto parlando soprattutto in questo momento dell'estero, perché, parliamoci chiaro, in Italia in questo momento è inutile girarci intorno, le opportunità non ce ne sono. Noi siamo un paese in cui, io sono rimasto molto impressionato da questo, vanno i presidi in piazza a protestare. Quando io ero ragazzo i presidi guardavano coloro che protestavano, per cui sottoscritto con un'aria molto accinato, spesso anzi li punivano. Invece settimana scorsa c'è stata una dimostrazione dei presidi a Roma molto importante e molto affollata, e i ragazzi ormai non protestano più perché se ne vanno, cioè noi tutti i giorni abbiamo email e lettere di ragazzi che ci dicono appunto che se ne stanno andando perché le offerte sono soprattutto all'estero, grazie anche a questa rete Eures della comunità che continua a snocciolare offerte. Noi tutti i martedì le pubblichiamo, domani naturalmente anche, e saranno quasi tutte offerte dall'estero, quindi ovviamente, ma qui scopro un po' l'acqua calda, magari con i rappresentanti di queste due grandi aziende ne parleremo, è ovvio che a livello governativo, regionale, provinciale, comunale ci si può sforzare finché si vuole, ma se non c'è domanda di lavoro è chiaro che per la fine ci si gira sempre intorno. Però
Io darei subito la parola al dottor Pellicchia, il direttore dell'ufficio scolastico regionale. Una volta si sarebbe detto il super provveditore, no? Adesso sono sempre nomi nuovi. Beh, certe volte viene da chiedermi se invece che scuola e lavoro sarebbe scuola o lavoro, nel senso che qualcuno dice studiate per nulla, perché poi alla fine in realtà spesso cercano profili dequalificati. Però vedo che la scuola poi si è andata a fare, adesso c'è addirittura un corso di cinese, sul buono, noi siamo rimasti stupiti molto piacevolmente di questo e anche del fatto che ci sono moltissimi iscritti. Quindi credo che ci sia una realtà macchia di leopardo, qualcuno che non si rende conto, qualcun altro invece che si rende conto alla grande serve di muoversi. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio ovviamente la Fondazione per avermi invitato a questo incontro, a cui ho partecipato volentieri, partecipo volentieri, nonostante con qualche difficoltà, riuscivo ad arrivare qui a Pescara, che l'altro sta facendo una gran bella nevicata. E spero, temevo di non riuscire ad arrivare in tempo. Saluto ovviamente tutti voi presenti, ecco, questa occasione, questo invito mi dà l'occasione di fare un po' il punto, ormai un punto ampio, molto largo su quello che è lo stato dell'arte e quelle che sono un po' le prospettive future per quanto riguarda il rapporto scuola e mondo del lavoro, mondo produttivo, il sistema produttivo. Ovviamente non posso scendere, non scenderò nei particolari, il tempo non me lo consente, poi sarebbe forse non tanto interessante. Mi interessa piuttosto delineare un po' il quadro generale, il quadro di contesto che abbiamo in qualche modo delineato, che abbiamo ereditato, con il quale ci stiamo confrontando e con il quale praticamente ci dovremo rapportare nel seguito, da qui a qualche anno. Ovviamente dati cui faceva poc'anzi cenno il dottor Presutti sono dati che, i dati relativi ai NET, i cosiddetti NET, sono dati ovviamente estremamente preoccupanti e denotano un quadro che preoccupa non solo il sistema scolastico ma il sistema paese. Anch'io in vista di questa mia presenza qui stasera, ecco, mi sono aggiornato per quanto riguarda i dati statistici che ahimè vengono, come dire, puntualmente e impietosamente forniti per quanto riguarda questo triste e preoccupantissimo bel fenomeno dei NET. NET praticamente che è un acronimo inglese, nella sostanza praticamente qualifica un esercito di persone, di ragazzi dai 14 ai 35 anni, 34 anni, che il limite delle massime è stato elevato dal 39 al 34, per ragioni statistiche che noi ovviamente non conosciamo bene, e che è appunto un esercito di persone, di ragazzi che non hanno un'occupazione, hanno un titolo di studio più o meno qualificante, ce lo hanno, non riescono a spenderlo, non sono inseriti in corsi di istruzione, non sono inseriti in corsi di formazione. Sono 4 milioni il dato aggiornato nell'ultimo trimestre del 2013. 4 milioni è un'enormità, un'enormità che, dato questo che denota, scusate se uso questa espressione, non lo dovrei fare, ma non ci possiamo nascondere dietro un dito, denota quello che si può considerare un bilancio fallimentare del sistema scolastico italiano. E anche il sistema paese, che non è tutta colpa della scuola ovviamente, è un fenomeno questo di grosso allarme sociale che trova le sue origini, le sue cause molto lontano e non tutte queste cause sono riconducibili al sistema scolastico. Certamente, come si accennava poc'anzi, gran parte di questo fenomeno, di questo allarmante aspetto deriva dalla persistente e permanente crisi economica che sta interessando non solo i paesi dell'Europa ma anche i paesi di tutto il mondo. E quindi sicuramente gran parte delle cause sono riconducibili a questo aspetto. Ma
il sistema scolastico, il modo di aver fatto scuola negli ultimi 40 anni, 50 anni, quindi non è tanto per il sottile, ecco, sicuramente ecco, ha una sorta di corresponsabilità nell'aver dato ecco, questi risultati. E faccio solo alcuni cenni, ecco, proprio che mi consente, diciamo, che mi consente ecco, questo di entrare anche in sud, nell'argomento all'ordine del giorno. Uno di questi aspetti è la miopia che è stata dimostrata per decenni da parte del sistema paese per quanto riguarda il rapporto appunto tra scuola e mondo del lavoro. Sono stati considerati questi due ambiti come due ambiti assolutamente intercomunicanti, non comunicanti, incomunicabili, separati da una, come dire, da un solco profondissimo. Mentre negli altri paesi europei, Germania, Francia, ci si guardava bene da questo, anzi, si andavano rafforzando gli interventi nel campo dell'istruzione professionale, istruzione tecnica, in Italia invece abbiamo assistito a quello che tutti conosciamo come licealizzazione dei percorsi di studio. Abbiamo assistito da un lato a questo, come dire, fenomeno di un percorso di percorsi di serie A che erano individuati nei percorsi liceali e percorsi di serie B che erano individuati nel sistema del percorso tecnico e nel percorso professionale. Ed è stato fatto poco da parte dei soggetti deposti per sterzare su questa cosa. Si è creato come dire, una sorta di cultura che ha permeato il modo di fare scuola per tanti anni, che ha visto il lavoro come qualcosa, diciamo, rispetto al quale la scuola non aveva nulla a che fare, è ovviamente niente di più sbagliato. E sicuramente noi scontiamo oggi anche questa scarsa attenzione che è stata prestata in tutti questi anni rispetto a questo fenomeno. Da una decina d'anni a questa parte, più o meno, ecco, l'attenzione da parte del governo, da parte dell'amministrazione scolastica, si sta sempre più concentrando sull'obiettivo di recuperare questo divario, ecco, questo divario che è un divario molto forte. E sempre più frequentemente si lavora, si parla ecco, di scuola, rapporto tra scuola e mondo del lavoro, ecco, nell'ottica proprio di reintrodurre nella scuola il concetto di cultura del lavoro che in tutti questi anni si è andato talmente a fiori fino a scomparire. E questo avviene, diciamo, per quanto riguarda l'amministrazione statale, quindi, diciamo, il Ministero dell'Istruzione, attraverso, diciamo, tutti questi anni, non sto ovviamente a elencarli, la predisposizione di mezzi, di strumenti anche normativi, la messa a disposizione di risorse per svolgere azioni concrete per cercare un attimino di avvicinare questi due mondi, per far sì che questi due mondi, scuola e mondo del lavoro, mondo dell'imprenditoria, settore produttivo, possono finalmente tornare a colloquiare. E la realtà attualmente è una realtà abbastanza complessa, e questo è tipico del nostro paese. Colgo appunto lo spunto del direttore, ecco, che faceva poc'anzi, diceva, se non ho colto male il significato, ma in questa situazione complesse ci possono essere delle sovrapposizioni, ecco, mi è sembrato di cogliere questi effetti. Questo è vero. Il rischio che le risorse che vengono messe a disposizione, poche o tante che siano, da parte dell'amministrazione scolastica, da parte della regione, da parte degli altri enti preposti, possano essere in qualche modo, passate in termini, sprecate, e il rischio è alto, il rischio c'è, il rischio è concreto. Sprecato nel senso o non utilizzate appieno, o non ottimizzate, non funzionalizzate. Noi abbiamo, anche perché lo vediamo nel nostro lavoro quotidiano, avvertiamo, come dire, una sorta di
difficoltà dovuta anche nella parte dell'azione che quotidianamente svolgiamo regionale insieme alle scuole, ovviamente avvertiamo una sorta di ingolfamento del sistema. Probabilmente ci sono troppi livelli di competenze sulla stessa materia, le regioni, la stessa amministrazione statale, legislazione concorrente, legislazione esclusiva, l'Unione Europea, gli enti, altri soggetti pubblici che hanno competenze in materia e che comunque hanno titolo a dire loro in questo settore. E assistiamo ad una sorta di sovrapposizione, di affastellamento di azioni, di progetti che le scuole riescono difficilmente a gestire, difficilmente a coordinare. Quindi ecco, forse mettere un po' di ordine ecco, in questo specifico campo d'azione ecco, non sarebbe male. Le scuole nella regione Abruzzo fanno la loro parte, mi riferisco ovviamente agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Siamo presso le scuole, io posso dire, non lo dico non voglio essere autoreferenziale di questo, ma oggettivamente ho trovato qui in Abruzzo, da un anno e mezzo più o meno, ecco, un fortissimo livello di interesse, di motivazione da parte delle scuole. Mi riferisco ai dirigenti scolastici, ma mi riferisco anche al corpo docente. Veramente le scuole abruzzesi in questo specifico settore del rapporto scuola-lavoro, nei diversi campi, nei diversi canali, nelle diverse linee di azione che sono poste in essere, veramente dimostrano un livello di... Io immagino che ci siano anche molti docenti, questo ovviamente mi fa piacere. Ecco, dicevo, denotano un fortissimo livello di attenzione e di motivazione. Le scuole fanno a gara per aderire e partecipare ai progetti, ai concorsi, e le azioni che vengono quotidianamente poste in essere sono, credetemi, azioni di forte efficacia. Però ecco, ripeto, detto questo è sicuramente positivo, c'è da mettere un po' di ordine, ecco, in questo senso, mi riferisco anche alla fine. Si accennava prima anche questo aspetto alla fonte di finanziamento importante che è quella dell'Unione Europea, ecco, che passa attraverso il canale della Regione. Quindi quello è un buon canale di finanziamento dal quale arrivano parecchie risorse che è bene riuscire a ottimizzare, a funzionalizzare al massimo. Sempre sul versante scuola posso dire che personale che i docenti in modo particolare che sono, come dicevo, in larga parte già motivati, attenti a quelli che sono gli stimoli che gli derivano, che gli arrivano dal contesto lavorativo in cui lavorano, ecco, è necessario rispetto al personale docente sviluppare questo lo dovremmo fare noi principalmente con l'amministrazione scolastica, ecco, sviluppare delle azioni di formazione molto, molto ampie, molto vaste, perché è vero che c'è questo buon livello di attenzione, però è altrettanto vero che questo livello va mantenuto e va sviluppato. E questo lo possiamo fare attraverso una formazione del personale, una sensibilizzazione del personale ad ampio raggio. Per far questo ovviamente dobbiamo porre in essere degli sforzi sul piano organizzativo importanti e avere le risorse per poterlo fare. E questo per quale motivo? Perché la formazione è uno strumento, una leva indispensabile per qualsiasi sia l'azione o la strategia che si voglia porre in essere, perché le riforme, le azioni, le attività camminano sulle gambe di coloro che devono attuare le azioni, altrimenti tutto è destinato a rimanere lettera morta, a non portare a niente. Quindi anche sotto questo aspetto, io credo che sia un aspetto fondamentale, perché si possono cogliere i risultati delle cose che si fanno. Perché ecco, un altro aspetto che veniva poc'anzi accennato è quello di risultati, la verifica di risultati. Io in questo campo, ecco, nel lavoro che faccio, nel ruolo che rivesto, e ho aperto, vi confesso che mi partecipo di un mio stato d'animo, una mia sensazione, questa preoccupazione che il
più delle volte le azioni che si pongono in essere non sono capaci di modificare questo avvenimento. E la sensazione che, l'impressione che si ha a volte di non incidere sui problemi, in senso positivo ovviamente, per alleggerirli, per risolverli, per attenuarli, ecco, è forte. E questo lo dico con un po' di amarezza, ecco, sperando ecco, di sbagliarmi, però ecco, credo che sia un altro aspetto che contraddistingue un po' il nostro modo di fare, il modo di fare della pubblica amministrazione. La verifica dei risultati. Beh, abbiamo delle risorse a disposizione, andiamo a svolgere l'azione, una volta fatto questo progetto, siamo la più gamba, dopodiché verifichiamo se a fronte di questa azione abbiamo fatto un passo in avanti nel risolvere il problema. E questo è che spesso manca nella nostra esperienza. Va bene, allora grazie al professor Pellecchia, io do subito la parola al professor Bonetta, ho una domanda da fargli, poi lui sicuramente avrà i suoi appunti. Adesso si parlava di verifica dei risultati, no? Sul mio giornale c'è stata recentemente una polemica fra Bruno Vespa e il rettore dell'Università di Teramo, perché Bruno Vespa, parlando dei 60 anni della RAI e facendo un po' un bilancio anche della sua carriera che coincide quasi con i 60 anni della RAI, ha detto non iscrivetevi a scienza della comunicazione perché siete dei disoccupati certi, e lì mai guai il rettore di Teramo si è inalberato. Allora, mentre sentivo adesso parlare il dirigente scolastico regionale, mi veniva da pensare che però in realtà guardando i dati un po' di, adesso si direbbe switch, un po' di passaggio dai licei agli istituti tecnici è in alto, vuol dire che le famiglie se ne stanno rendendo conto, no? Se uno guarda gli ultimi 4-5 anni, poi il professor Pellecchia mi può correggere, ma credo che sia indubitabile. Ecco, nelle università abruzzesi che cosa sta succedendo? Cioè l'ipoteca lavoro è molto più forte che in passato e quindi certi tipi di facoltà che creavano disoccupazione certa sono un po' dismesse, oppure non c'è questo spostamento? Scabrosa è la domanda, e mi mette un po' in difficoltà. Io risponderò non in una maniera, diciamo così, molto diretta e precisa, perché tutto ha toccato vari temi che andrebbero, come dire, a prendere moltissimo tempo, la comunicazione è stato un caso e via dicendo. Ecco, io ritengo che le valutazioni in ogni caso, purtroppo, al di là di certe tendenze apprezzabili, le valutazioni siano di netto carattere negativo. E perché? Perché purtroppo abbiamo intrapreso una deriva, una china non certo favorevole negli ultimi anni, che purtroppo ci costringe a rimpiangere anni appena trascorsi, anni appena passati, in cui tutto il sistema formativo abruzzese, quindi sistema scolastico e sistema universitario, aveva dato prova di produttività formativa, ovviamente, che si sottoponeva all'attenzione delle forze economiche, culturali, scientifiche dell'intero paese, non solo del nostro paese. Purtroppo, per una serie di motivi, qui non facciamo processi, le cose non vanno nel tavolo prima. E proprio su questo tema, io ritengo, sulla scia di quanto già detto dal professor Pellecchia, che vanno cercati i motivi di una crisi generale. Cioè, vedete cari amici, le ragioni della crisi del sistema formativo non risiedono nella crisi economica che stiamo vivendo. Le ragioni della crisi risiedono nel lavoro particolarmente, come dire, non produttivo delle strutture formative. In poche parole, io ritengo che la scuola italiana,
come l'università italiana siano in una fase di stagnante improduttività formativa, ecco, diciamolo in maniera piuttosto eufemistica. La scuola, il sistema scolastico italiano, è un sistema fortemente autoreferenziale, è un sistema che vive per riprodurre se stesso. Allo stesso modo l'università vive la medesima, ma forse un po' più creativa e più bizzarra autoreferenzialità, nel senso che l'autonomia ancora maggiore che è stata accordata all'università permette di intraprendere le vie, diciamo così, più come dire, impensabili, che poi conducono sempre allo stesso obiettivo di gran parte delle strutture pubbliche italiane, che è quello di consumare i propri budget per fini che sicuramente non sono decisamente formativi. In poche parole, l'anacronismo di queste strutture, la distorsione, la distrazione delle finalità hanno portato ad un sottorrendimento, diciamo così, ad un iporrendimento delle nostre potenzialità formative. E proprio su questo tema, il tema della formazione, il tema del lavoro, dove si devono concentrare per forza di cose le attenzioni di coloro i quali pensano a un rilancio dell'economia italiana, va bene, sono stati evidentemente qui in Abruzzo in particolar modo assolutamente disattesi. Cioè formazione e lavoro, al di là magari sentiremo di alcune belle, interessanti esperienze che sono anche, come dire, alla conoscenza e alla portata di tutti, purtroppo non possiamo essere indotti a generalizzare e quindi a considerare una realtà formativa che ci possa condurre oggi a, diciamo così, a ben sperare sulla giusta e migliore applicazione dell'alternanza, della sinergia formazione e lavoro. Perché, come diceva il professor Pellecchia, non esiste alcunché che possa oggi metterci nelle condizioni di valorizzare al massimo questo binomio. In poche parole, la nostra scuola e la nostra università offrono una formazione che spesso è inservibile, cioè formano competenze, abilità standardizzate, modellizzate, che poi non ritrovano assolutamente un riscontro, una aderenza nella realtà, per cui offerta formativa e realtà, fabbisogno formativo sono distanti, c'è una discrasia totale. Ecco, questo, detto in una maniera piuttosto semplicistica per una maggiore efficacia espositiva, è il nodo centrale del fallimento delle strutture formative italiane. La crisi, badate, la crisi è una crisi italiana, ma è anche una crisi internazionale, ma la nostra crisi è ancora più crisi della crisi internazionale e i dati sono piuttosto chiari. Per cui dobbiamo assolutamente prendere in considerazione l'idea che senza una esatta, giusta, pertinente, dotta analisi del problema, della realtà, formazione e lavoro, che significa diffusione della conoscenza, significa valorizzazione della conoscenza, e badate, siamo in una società della conoscenza, in una società che ha una economia sempre più immateriale. Ecco, se noi non conosciamo, se non dominiamo e se non orientiamo queste risorse per creare quelle qualità, o meglio, quelle capacità lavorative e produttive, noi abbiamo già fallito in partenza e ogni tentativo di riforma politica sarà destinato all'insuccesso, nella maniera più assoluta. Oggi, quindi, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno sicuramente di uno snellimento di tipo istituzionale. E di che cosa abbiamo bisogno in Abruzzo? In Abruzzo abbiamo probabilmente bisogno
certamente dello snellimento istituzionale, di quello snellimento che possa mettere nelle condizioni una classe docente di primo livello, una classe, una categoria, non so come ben dire, di dirigenti che si è formata negli anni, che oggi veramente rappresenta un elemento di punta dell'intero sistema formativo nazionale. Ecco, per far sì che queste risorse possano esplicitare le proprie potenzialità, occorre creare un contesto sistemico in cui si possa regionalizzare il problema della formazione e del lavoro, perché la eccessiva autonomizzazione ha condotto ad una dispersione della conoscenza, ad una incapacità di controllo dei bisogni formativi, che hanno in un certo qual modo alimentato quella vocazione all'anacronismo da parte sia della scuola che della università, per cui le distanze si sono sempre più, diciamo così, allargate. Per cui una istituzione, un soggetto istituzionale in grado di coordinare la conoscenza del problema per percepire quelli che sono gli effettivi fabbisogni della formazione, i quali effettivi bisogni non si possono slegare dalla realtà economica, che è assolutamente, come dire, un'area, un universo, un mondo non conosciuto dalle strutture formative. Noi della economia abruzzese, dei bisogni, dei fabbisogni formativi, non sappiamo nulla o quasi nulla. Le nostre uniche conoscenze sono legate alle nostre vocazioni di tipo, diciamo così, quasi hobbistico, o proprio, o addirittura certe vocazioni di tipo cognitivo, ma non andiamo oltre. Non c'è oggi in Abruzzo un soggetto universitario o scolastico in grado di individuare cosa sono i fabbisogni formativi. Perché i fabbisogni formativi? Perché oggi l'economia, per come si sta strutturando, siccome si va esprimendo, non è più una economia che richiede quelle professioni di un tempo che erano erogate dalle vecchie strutture formative. Oggi la formazione è una formazione che deve essere creata in ragione della economia, della realtà economica, che, non per parafrasare un ex ministro dell'economia italiano, ma comunque sia è una economia creativa, è una economia che si rinnova quotidianamente, per cui non può essere mai gratificata da un punto di vista formativo dai modelli standard che ancora oggi scuola e università offrono alla utenza, diciamo così, alla utenza sociale. Ecco, questo è un punto fondamentale. Per fare ciò occorre un coordinamento sicuro, certo, indispensabile fra sistema scolastico e sistema universitario, e in cui oltretutto possa svilupparsi una cultura della formazione che tenda a sviluppare le capacità più che a creare competenze, diciamo così, che non hanno rapporto con la realtà, perché sviluppare capacità in Abruzzo non è la stessa cosa che sviluppare capacità in Sicilia, e non è la stessa cosa che in Algeria o che in Slovacchia o in altri posti, via dicendo. Sviluppare capacità significa entrare nell'ordine di idee di affermare il maggiore diritto, il supremo diritto di ogni cittadino del mondo, che è quello di essere messo nelle condizioni di vivere nel benessere possibile. Il benessere possibile non vuole che ci sia sempre la medesima educazione e formazione per tutti, in tutto il mondo e nello stesso modo. Questo è fondamentale, per cui creare una cultura del particolare, ma del particolare non come mito, feticismo della diversità, ma come aderenza alla realtà di ognuno, di ogni contesto. Ecco,
In questo senso, con questa cultura, l'università, il sistema scolastico, che possiamo chiamare il sistema formativo, più o meno integrato e via dicendo, con le istituzioni pubbliche e quindi in particolar modo con le istituzioni politiche, in un tavolo, in un raccordo ancora più stretto e più sinergico con le forze economiche e le forze produttive in generale, devono assolutamente intendere ad una elaborazione di un progetto che non sia una nuova politica economica, un progetto di tipo più o meno sovietico o totalitaristico e via dicendo, ma che sia comunque sia un'aspirazione che venga coordinata da impegno intellettuale, da strumenti di conoscenza e in un certo qual modo anche da impegno morale verso strategie formative che mettano fine, ma veramente fine, alla dispersione innanzitutto economica e poi intellettuale di coloro i quali sono impegnati purtroppo nell'antico mestiere di educatore. Grazie. Allora, visto che sono state evocate le aziende, io chiamo subito in causa il dottor Dardone, che è il direttore delle risorse umane di Fater. Mi sembra che voi abbiate una tale fiducia nel sistema formativo che in realtà vi siete fatti il vostro centro formativo con questa iniziativa di cui lei ci parlerà, di questo vivaio Fater, no? Che prende un po' prestito dal mondo del calcio, dello sport, insomma, il fatto del coltivare il vivaio, che però ha una caratteristica secondo me molto interessante, ovvero che si rivolge ad universitari e quindi rivaluta in qualche modo quello che qualcuno vorrebbe addirittura svalutare togliendo il valore legale, e quindi si rivolge non solo a laureandi, ma a laureandi che abbiano anche un profitto molto alto, no? E quindi si valorizza quello che è il valore all'interno dell'università. Mi veniva da spezzare la lancia adesso sentendo il dirigente scolastico del professor Bonetta, che in realtà la scuola sì ha difficoltà a formare, ma onestamente siamo anche in un mercato del lavoro che cambia con una rapidità tale per cui un mondo che non può essere rapido come la scuola, perché è soggetto a mille burocrazie, fa fatica ad adattarsi proprio a tutte le esigenze. Forse, come dicevo prima, dovrebbe dare le grandi basi, le lingue, le nozioni tecniche, se uno fa l'ingegnere, eccetera, e dopo forse sono le aziende o altri che devono fare il mestiere di, diciamo, affinarli per renderli poi, brutta parola, produttivi. Sì, allora buonasera a tutti, ringrazio l'organizzazione per l'invito, in effetti parto un po' dalla sua ultima considerazione. Sì. La velocità con la quale l'istanza delle aziende cambia è direttamente proporzionata alla velocità con la quale il mondo sta cambiando. In realtà il mondo è già cambiato, è cambiato in una modalità tra l'altro anche inedita, oggi le aziende sono chiamate a gestire degli scenari competitivi che mai hanno dovuto affrontare nel passato. Mi riferisco ad esempio alla mia azienda, la Fater, un'azienda che è presente da oltre 55 anni e che si trova a dover vivere condizioni e criticità offerte dai mercati che oggettivamente mai nel passato aveva registrato. Magari registrava una forte competizione con le aziende che operavano sul mercato, mai per esempio si è trovata a vivere le criticità riferite anche all'andamento dei mercati, così come invece oggi noi oggettivamente vediamo. Tutto questo chiaramente si riverbera poi anche sull'insieme delle competenze necessarie che devono essere presenti all'interno della nostra azienda. Per cui devo dire che parlare di formazione, parlare di competenze è estremamente virtuoso, estremamente distintivo, nel senso che la competenza in quanto tale diventa un fattore critico di successo sempre, tanto più in questo momento storico, devo dire particolarmente nuovo. Ecco, noi adesso non usiamo più parlare di crisi, non parliamo di novità, siamo di essere un mondo nuovo e dobbiamo avere la capacità e le competenze di gestire questo mondo nuovo. Allora, tutto questo lo stiamo facendo attraverso degli interventi formativi. Devo dire, in Fater sono sempre stati un aspetto, un asset distintivo. Fater ha un percorso formativo che è un po' patrimonio della sua modalità di gestione e di sviluppo, anche delle persone all'interno dell'organizzazione. Persone e crescita sono due connotati distintivi per Fater, lo sono sempre stati, tanto più in questo momento storico.
questo percorso formativo, per darvi un'idea, anche qualche numero, Fate investe mediamente ogni anno più di 1 milione di euro in formazione del proprio personale, tenendo conto peraltro che la maggior parte delle attività formative, anzi tutte le attività formative, sono svolte durante l'orario di lavoro. Questo sia con riferimento a formazioni, o meglio, a trasmissione di competenze tecniche, che noi tecnicamente chiamiamo di hard skills, sia con riferimento a quelle competenze più trasversali, alle capacità, come diceva prima riferimento il dottor Bonet, cioè vale a dire a quell'insieme di competenze riferite alle capacità di comunicazione, piuttosto che alle capacità di negoziazione, piuttosto che alla flessibilità, anche alla capacità di lavorare in squadra, che in generale prescindere poi dalla particolare attività lavorativa alla quale è chiamata un collaboratore, sono, come dire, identificate come necessarie all'interno della nostra organizzazione. E tanto più questi percorsi sono sviluppati come percorsi di inserimento proprio per coloro che entrano in azienda nei primi mesi di presenza in azienda. Sono percorsi che noi chiamiamo onboarding, il cui obiettivo è quello di trasferire quelle competenze tecniche e trasversali necessarie affinché la persona sia in un lasso di tempo che noi abbiamo identificato nei primi 6 mesi di lavoro in azienda, capace poi di contribuire fattivamente ai risultati dell'organizzazione, quindi di rendere e di offrire valore aggiunto. La novità che noi stiamo registrando in questo momento storico è che c'è un fattore nuovo che si è inserito anche nella capacità di essere competitivi, che è il fattore tempo, cioè vale a dire la velocità con la quale noi siamo chiamati a produrre nuove idee, produrre nuove iniziative, produrre nuovi, realizzare nuovi prodotti da mettere sul mercato, è una velocità che è in modo esponenziale cresciuta rispetto al passato. Ecco, allora, se voi immaginate, tenete a mente questo aspetto, considerate poi il fatto che noi dobbiamo, che siamo chiamati in effetti ad intervenire con dei percorsi di inserimento, questo più che altro perché è un po' come diceva anche il dottor Tedeschini, noi oggettivamente registriamo un gap di competenza tecnica e anche culturale tra la formazione che i giovani hanno all'ingresso in azienda in fase di selezione e ciò che poi in realtà serve oggettivamente all'azienda. È vero, un po' come diceva il dottor Tedeschini, per cui è l'azienda che deve essere capace di trasferire quell'insieme di competenze sapendo di aver davanti un terreno fertile su cui evidentemente investire. È pur vero che se il fattore tempo diventa in questo momento storico un fattore importantissimo, allora tutto ciò che noi ponevamo in essere come azione di crescita, di sviluppo di competenze dal momento dell'ingresso in azienda in avanti, evidentemente si traduce, è pur sempre un investimento, ma si traduce in perdita. Ecco allora che noi quello che abbiamo deciso di fare è stato di appunto anticipare questa attività formativa. Abbiamo sviluppato e stiamo implementando in modalità sperimentale un progetto, appunto abbiamo denominato il progetto Vivaio, attraverso il quale intendiamo trasferire delle competenze tecniche specifiche e anche riferite alle competenze trasversali, cui facevo cenno prima, a dei giovani studenti universitari che sono partecipi dei percorsi di laurea specialistica, quindi hanno completato il triennio di formazione, hanno iniziato la fase specialistica e inseriamo questi ragazzi all'interno dei percorsi di esperienza lavorativa, di tirocini formativi all'interno della nostra azienda su specifici progetti che possono essere progetti specifici di produzione, piuttosto che progetti specifici di marketing, piuttosto che progetti specifici all'interno del nostro settore logistico, e la cui finalità è quella di permettere ai giovani di poter vivere praticamente quell'insieme di competenze che in parte teoricamente hanno acquisito durante il loro percorso curriculare, così estendendo l'insieme delle competenze, quindi del know-how acquisito durante il loro percorso curriculare. A valida contorno di questo, ciò che facciamo è portare i ragazzi in aula, quindi per fare proprio delle vere e proprie attività formative specifiche sulle materie, quindi parlo di competenze tecniche specifiche che si riferiscono alla funzione all'interno della quale svolgono il tirocinio formativo. Tutto questo chiaramente lo facciamo in forte sinergia con il mondo universitario.
prevalentemente università abruzzesi, prevalentemente ci rivolgiamo a giovani studenti abruzzesi, non esclusivamente ovviamente, noi operiamo sul mercato nazionale ed internazionale. Noi abbiamo bisogno anche di quell'insieme di diversità e di cultura che è portata anche da una conoscenza specifica dei mercati che non sono propriamente ed esclusivamente quelli che si possono ricondurre al perimetro della nostra regione. Riteniamo però che la possibilità di offrire un beneficio che peraltro è reciproco sul territorio possa rappresentare un modo virtuoso per creare le condizioni, tanto sicuramente per l'azienda ma anche per il territorio, di favorire una crescita trasversale. Peraltro è evidente che poi tutti i giovani che vengono inseriti all'interno di questo percorso, al termine del percorso, nel quale peraltro possono restare solo ed esclusivamente se conservano un merito e quindi una votazione che noi abbiamo identificato con una media di 28 trentesimi in corso di studio, quindi nel rispetto anche delle tempistiche previste dal loro piano di studi, i giovani e non tutti questi saranno in condizione, meglio l'azienda non sarà probabilmente in condizione di offrire un'opportunità occupazionale a tutti, noi chiaramente ci auguriamo di poterlo fare a tutti, però evidentemente parliamo di un arco temporale di un biennio. Quel che però siamo sicuri noi faremo a valle di questo percorso è che offriremo un'opportunità in termini proprio di arricchimento del curriculum formativo di questi giovani che parteciperanno a questa esperienza, e la cui quindi spendibilità sul mercato del lavoro crescerà decisamente in modo esponenziale. Tutto questo lo ricollego anche alle necessità di intervento formativo anche su quelli che sono gli elementi basici della formazione. Prima il dottor Tedeschini faceva l'esempio di Volkswagen e delle criticità che sono generate da un percorso scolastico che a volte si è sviluppato in modalità un po' sofisticata, ed è purtroppo vero che ciò che accade è che ad esempio la conoscenza della lingua inglese è un qualcosa che non nel 2014, nell'era di internet, lì dove la comunicazione in inglese è oramai preponderante al di là diciamo dei media tradizionali, in ogni caso è ancora come dire, così non semplice da trovare, soprattutto nei giovani formati sia all'interno del percorso di percorsi formativi esclusivamente limitati al perimetro della regione Abruzzo. Chi parla l'inglese, quei giovani che hanno avuto la possibilità di accedere a percorsi formativi che li hanno portati a vivere esperienze all'estero, ad esempio il progetto Erasmus che c'era anche ai miei tempi, devo dire coloro che per esempio vivono in famiglie che hanno la possibilità di offrire loro un'opportunità privatamente di studio della lingua all'estero. Okay, allora noi pensiamo che tutto questo come dire, possa rappresentare un limite al quale non è giusto che vengano posti i giovani che maturano una formazione all'interno del contesto regionale, il motivo per il quale uno degli interventi formativi che ne eroghiamo durante il progetto Vivaio è anche relativo alla lingua straniera. Abbiamo le sedi all'estero e la volontà è quella di sviluppare i tirocini formativi anche presso le nostre sedi all'estero, così da offrire questa opportunità di crescita di 360 gradi anche ai giovani che aderiscono al progetto Vivaio. Grazie. Allora, parliamo di grandi aziende, io chiamo subito in causa il dottor Fossataro, che è il direttore generale di Walter Tosto. La mia domanda è questa: che tipo di talenti cercate, allevati come? Qual è il percorso che voi privilegiate? L'altro giorno leggevo un'intervista ad Andrea Guerra, che è l'amministratore legato di Luxottica, quindi uno delle più grandi multinazionali di questo paese, e lui diceva una cosa abbastanza peculiare, cioè lui diceva soprattutto noi cerchiamo ragazzi che sappiano mettersi nei pantaloni degli altri, che vuol dire ragazzi curiosi in pratica, che sappiano mettersi in gioco. Ecco, voi siete però un'azienda ovviamente ad alta tecnologia, quindi avete bisogno anche di un certo tipo di curriculum. Lo trovate in Abruzzo questo tipo di formazione, o anche voi pensate che alla fine dovete in realtà poi rieducarli praticamente da soli in azienda? Grazie innanzitutto l'invito. Allora, innanzitutto noi siamo un'azienda che realizza, che costruisce, un'azienda che ha un orizzonte di mercato esclusivamente internazionale, e che compete con società di grande livello in tutto il mondo. Questo ci costringe
ad avere grandi conoscenze, grandi capacità. Cioè non sono sufficienti grandi investimenti, grandi attrezzature, macchine particolari che comunque sono essenziali. Ci serve una capacità tecnica diffusa da tutti i punti di vista che sono elementi essenziali, un ingrediente vitale per poter sopravvivere e per poter anche crescere. Questo ci ha spinto negli anni a puntare sulla formazione, però pur avendo fatto, e racconterò brevemente alcune esperienze secondo me molto significative, abbiamo da sempre pensato che la sinergia, qui voglio rubare proprio per parafrasare una parola importante del tema di oggi, la sinergia con la scuola sia un fattore di assoluto successo. Non solo per una questione, direi anche etica, noi viviamo un territorio, noi siamo praticamente, non siamo ospiti di questo territorio, dobbiamo lavorare insieme alla nostra zona. E collaborare con la scuola significa restituire qualcosa al territorio in cui operiamo. In aggiunta si riescono ad avere percorsi di formazione accelerati, coinvolgendo chi già è esperto nella formazione, perché sì, oggi ho sentito diverse critiche, diverse autocritiche anche da chi fa formazione in maniera professionale, però c'è anche tanto buono, tanti elementi positivi nel mondo della formazione istituzionale. Quindi noi abbiamo da sempre pensato di collaborare, di avere sinergia, di lavorare insieme. E lei mi chiedeva in quale area abbiamo bisogno, in tutte le aree. Nell'ambito della formazione più professionale, più operativa, quindi delle aree più diciamo legate alla produzione, grande attenzione al mondo della saldatura, che è uno dei nostri settori più importanti, e quindi collaborazioni con gli istituti professionali di zona e con gli istituti italiani della saldatura, che è un demorale pubblico e che ha nella formazione e nella qualificazione proprio core business, direi proprio la propria anima. Questo in più di 10 anni ci ha permesso di formare qualcosa come 150 ragazzi, gran parte dei quali sono nostri dipendenti e che hanno visto nella crescita, nella formazione in azienda un elemento di fidelizzazione, un elemento di, non solo di specializzazione e di poi un'occasione ovviamente, un'opportunità di lavoro, di costruzione di una famiglia, ma anche proprio in senso di appartenenza. Col tempo le esigenze sono evolute e abbiamo cominciato a collaborare sempre con il mondo scolastico in altre aree, in particolare in aree più specializzate, quindi abbiamo coinvolto altri tipi di scuole per professionalità su macchine a controllo numerico, per esempio, fino ad arrivare 5-6 anni fa a un rapporto molto più forte con il mondo universitario. All'università abbiamo costruito 2 master universitari di primo livello per neolaureati in ingegneria. L'abbiamo ovviamente fatto con l'Università dell'Aquila, la facoltà di ingegneria del nostro territorio, e ancora coinvolgendo poi enti specialistici, di nuovo l'Istituto Italiano della Saldatura, ospitando un master che di fatto è un master universitario, finanziando questo master e dando un'opportunità di formazione di alto livello di 1 anno a gruppi di 20 studenti in due occasioni, quindi in totale 40 neolaureati, di cui 30 hanno poi conseguito questo master nel 15-15 nelle 2 edizioni, e con 12 neolaureati per anno che sono stati poi inseriti nel nostro organico. Quindi necessità su tutti i fronti, sull'area strettamente produttiva, sull'area di ingegneria, e poi parliamo di professionalità che hanno dato una propulsione alla crescita dell'azienda, che hanno dato quell'elemento anche di grande vitalità, che hanno permesso di aprire, questo credo che da noi sia stata una scoperta in attesa, un'occasione di sviluppo di una freschezza interna che ha spinto tante persone già all'interno, già ben strutturate all'interno dell'organizzazione,
a rimettersi in discussione, a voler migliorare, a vedere questa forza interna che cresceva. Addirittura abbiamo visto come i nostri tecnici chiamati a partecipare con esercitazioni, con l'attività di tutoraggio, hanno avuto un rilancio personale, professionale, proprio perché insegnare non è facile. Uno è bravo, magari in capo ufficio, sa quello che deve fare, è esperto nel suo settore, poi si trova dei ragazzi che hanno talento, che fanno domande, che mettono in discussione. Questo ha fatto sì che anche i nostri già esperti si siano assolutamente rilanciati, quindi un aspetto estremamente, estremamente positivo e direi un ulteriore vantaggio, un ulteriore valore aggiunto inaspettato. Tutto questo una considerazione sul mondo della scuola e su quanto detto da prima dal dottor Pellegrini e dal dottor Bonetti, direi tanta buona volontà, ma anche tanta spirito di la buona volontà legata ai singoli, prova della così. Ci sono scuole in cui ci sono alcuni docenti che hanno la passione per l'insegnamento, che hanno chiaramente una vocazione per questo tipo di lavoro, che cercano l'opportunità, che vogliono il dialogo, che stressano un'azienda come la nostra per poter avere opportunità per i propri ragazzi. Questo fa sì che si sia innescata con diverse scuole questa vera alternanza scuola-lavoro, quella strutturata di ragazzi del quarto superiore che vengono un mese, due mesi presso di noi, che riportano messaggi anche all'interno della scuola, che respirano un clima diverso, che è un clima comunque di un certo tipo di organizzazione, di certe necessità, di certi tempi, che comunque si preparano e nel loro raccontare, secondo me, aiutano anche i compagni, si preparano al futuro lavoro. Questo però non avviene in tutte le scuole. Ci sono istituti tecnici della nostra area che sono totalmente assenti, cioè noi abbiamo, laddove ci sono i singoli che sono motivati, abbiamo un grande dialogo. Dove questo non avviene, fatichiamo ad avere la lista dei neo diplomati. E questo è un limite che mi sento di riportare, perché la scuola nella sua organizzazione, quindi nella parte non individuale dell'istituto, ma credo a livello regionale, se non nazionale, dovrebbe dare delle linee guida, degli stimoli. Ottimo. Quindi niente di più direi. Quando si dice non sono conosciuti i fabbisogni delle aziende, come ho notato che diceva il dottor Bonetta, sì, le aziende chiedono, però dovrebbero essere anche interrogate, cioè solo il dialogo, la consuetudine al dialogo fa sì che ci sia questa conoscenza. Credo che le due edizioni del master che abbiamo organizzato con l'Università dell'Aquila abbiano fatto bene anche all'Università dell'Aquila, non solo perché poi abbiamo contribuito economicamente in maniera non trascurabile, purtroppo non finanziata, quindi totalmente a carico dell'azienda. Però a prescindere da questo c'è stato un ritorno di informazioni con tanti docenti che venivano chiesti, perché poi si è fatto tutto presso di noi, un'aula presso di noi. Questo ha fatto sicuramente, ha dato un grandissimo ritorno di necessità ai singoli docenti, che poi ognuno coltiva il suo talento, il suo interesse, però sicuramente devono essere molto vicini a quelle che sono le realtà di tante aziende del nostro paese. Grazie. Le volevo però fare una domanda rapidissima in coda. Io ho avuto esperienze in altre regioni, Toscana, Emilia e Lombardia. Trovo in questa regione un po' di disattenzione in generale nei confronti delle grandi imprese, cioè SBL. Vivono, mi sembra, tutte un po' un isolamento, vivono poco cioè c'è poco orgoglio, mi sembra, il che poi forse trasmette anche poca informazione ai giovani. Non so se è una mia impressione venuta fuori o anche lei ha lo stesso tipo di sensazione. Dicevo prima, direi a macchia di leopardo, cioè ci sono situazioni con la facoltà di ingegneria dell'Università dell'Aquila, c'è un dialogo eccezionale, cioè oramai è una consuetudine, ci sono altre realtà in cui
direi che c'è una certa impossibilità. Allora, capo, richiamava adesso anche il direttore generale di Malteltosta il fatto che manca un po' un raccordo, come diceva prima anche il professor Moneta. Ecco, può essere il sindacato questo tipo di interlocutore, cioè un riferimento per i giovani che, non sapendo come sbattere la testa, non capendoci nulla di tirocini, formazioni, progetti di giovanili, eccetera, magari vanno al sindacato per dire: dici tu cosa mi conviene fare, quali sono in questo momento le richieste più forti e quindi anche magari i percorsi formativi più adatti per trovare uno scopo. Sarebbe bello rispondere sì, diciamo che anche il sindacato fa molta fatica perché è strutturato storicamente sui lavoratori e invece aumentano le persone che sono fuori dal modo tradizionale di essere intesi come lavoratori, quindi anche il sindacato ha dei problemi, deve cambiare, deve trovare la strada, non ha ricette. Però si sforza di essere dentro questi tentativi di affrontare il problema. Si è detto prima in apertura che abbiamo un'opportunità, che è questa della European Guarantee, nuovo strumento che l'Unione Europea ha tirato fuori il 22 di aprile, prendendo atto del fenomeno continentale dei giovani, appunto, assolutamente nemmeno statisticabili come disoccupati, perché nemmeno si presentano come sul mercato del lavoro. Questo strumento per l'Italia è significativo perché, pur essendo 1,5 miliardi poco, però rispetto alle risorse complessivamente individuate è tanto, perché il fenomeno in Italia purtroppo è uno dei più grandi che si sta riscontrando. C'è un pezzo di risorsa aggiuntiva che viene data a patto che le nazioni e le regioni ci mettano un pezzo del fondo sociale, della nuova programmazione, più il cofinanziamento nazionale, che viene fuori questo 1,5 miliardi. Qualche giorno fa, io sono fresco di una riunione fatta 4 giorni fa con il Ministero del Lavoro che è venuto in Abruzzo insieme col Censis, ha invitato le parti sociali per spiegare come stava andando questo nuovo strumento. E lì sono venute fuori tante delle criticità, delle preoccupazioni che sono emerse in questi interventi che abbiamo sentito. Intanto la questione dei tempi. Tempi di reazione che sono lunghi per l'Europa che ha le sue burocrazie e diventano terribili per l'Italia. Cioè il 22 aprile ti accorgi che c'è un'emergenza. A detta dei tecnici e funzionari del Ministero, noi prima di ottobre 2014 non siamo pronti per provare a cominciare. È chiaro che anche le cose buone che si pensano e fanno, messe in tempistica, perché ancora non è pronto il programma operativo nazionale, il programma regionale, sta alla giunta, la firma, ancora non l'hanno firmato, chi si azzarda, visto che il pezzo nazionale e regionale è un po' a muovere qualcosa quando ancora non è approvato, 7 mesi. Quindi primo elemento di criticità. Secondo elemento di criticità, rispondendo al direttore del centro, 12 sindacalisti presenti, un rappresentante dell'impresa. Oggi ce ne sono di più, ma siccome si dimostra oggi che c'è sensibilità e addirittura che ci sono esperienze costruite intercettando quel che di buono c'è, ma partendo anche dalla volontà propria dell'impresa, qualcosa non è. Uffici scolastici, l'ufficio regionale scolastico, molte volte noi non riusciamo a incontrarci. L'università, io voglio ricordare l'esperienza dei bandi per l'alta formazione fatti dalla regione a suo tempo, ignorando espressamente che tutte le grandi imprese presenti in Abruzzo, compreso il sindacato, ritenevano quel formato assolutamente inadeguato. Ma tuttora non litighiamo, adesso non voglio dire il sindacato è bravo perché sentite gli altri che hanno queste cose di noi, però è possibile che l'università, per esempio, abbiamo avuto discussioni su questo, pretenda che una parte dei fondi europei debbano essere assegnati da progetti universitari a prescindere dal collegamento con l'impresa. Stessa cosa avviene qui. Quando si dice qui un criterio
per poter spendere queste risorse è la sinergia, lo dice il convegno, la sinergia, ci deve essere questo elemento qui. Non puoi pretendere che vengano finanziate le cose che fai abitualmente, comunque a prescindere, no? E poi le facciamo passare per risposta a un'emergenza nuova, non è assolutamente adeguato. Ora tocca alle regioni. Il programma europeo si è scelto, è un programma nazionale, e l'hanno fatto. Hanno già inviato il 3 dicembre il programma dell'Italia, quindi ancora più brucia il fatto che avendolo già inviato prima di ottobre non è. Ora tocca alle regioni in due modi: uno con i loro programmi operativi regionali, ancora non approvato, quindi il modo in cui l'Abruzzo spenderà il fondo sociale deve avere senso rispetto al fatto che vuoi affrontare il problema di questi ragazzi. Secondo elemento importante, ogni regione dovrà fare una convenzione con questo programma nazionale, e lì ci deve mettere le sue specificità, visto che non farà un programma regionale. Per esempio l'Abruzzo segnala, ma questo è un fatto italiano, che per noi la fascia di età 15-24 è poco interessante, basta vedere i numeri dell'Abruzzo. A noi interessa arrivare almeno agli under 30, che diventano 40.000 invece che 20.000, perché 15-24 sono ancora bene o male nel circuito scolastico. Quindi è una delle cose che va modificata. Si dice, ma sì, ma si comincia così, dopo 6 mesi si può modificare. Date a noi ancora 6 mesi sulla prova in più del necessario. E poi molte domande vanno sciolte. Cosa vogliamo fare? Dei tirocini a prescindere dal rapporto col lavoro? Abbiamo idea di fare dei tirocini che comunque colleghino questa esperienza formativa con almeno un ingresso, se non in quello che diventerà il tuo posto di lavoro, ma il mondo del lavoro? Abbiamo in mente che se non l'occupazione almeno si consegua una qualche certificazione di competenze? L'Abruzzo non ne ha. L'Abruzzo è una regione che non ha un sistema regionale di certificazione di competenze. Poi secondo me un domani è anche meglio se sarà non tutto così regionale, perché abbiamo ceduto, però intanto ne siamo indietro anche in questo. Gli incentivi, io immaginerei che un modo intelligente di dare l'incentivo sia una forchetta che va dal tirocinio con l'ingresso in qualche modo nel lavoro, a se questo non è possibile almeno uscirne con una certificazione di competenze, se no credo che lavoriamo male a questo punto di vista. Aggiungo che deve preoccupare il fatto che lo strumento principe individuato appena ieri per questo ingresso nel lavoro, l'apprendistato, crolla causa della crisi, certo, però avevamo 13.000 apprendisti nel 2009, in Abruzzo sono 8.000 adesso, quindi un altro elemento su cui riflettere. Aggiungo, e vado a stringere rapidamente, che gli ultimi dati che il Ministero del Lavoro, Unioncamere e il sistema ECERS hanno messo a disposizione sull'Italia, ma sull'Abruzzo, sulle aspettative di assunzioni delle aziende, prendiamo il caso abruzzese, dicono 17.000 assunzioni nel 2013-14, di cui 13.000 lavoro dipendente, previsioni di 21.000 cessazioni, e quindi il contesto è proprio quello recessivo in cui l'occupazione continua a perdere occupazione. Ma la cosa interessante è questa, che di queste 13.000 lavoro dipendente, le imprese, è un campione ovviamente quello che ha lavorato, ma le imprese che hanno dato questo dato dicono almeno 49% hanno bisogno di formazione aggiuntiva. Quindi anche laddove ho deciso che voglio assumere, figuriamoci laddove non ho deciso che voglio assumere perché non trovo quello che mi servirebbe, 10% sono competenze difficili da trovare. Quindi si vede che c'è un'enorme esigenza di un sistema formativo mirato e sinergico col lavoro, persino laddove l'impresa annuncia che pensa di farne questa assunzione. Allora io direi, condividendo l'osservazione che faceva il dirigente di Walter Tosto, che per fortuna non è vero che però il panorama è tutto desolato, perché ci sono delle cose buone. Fixo, per esempio, il progetto che adesso è partito, Italia Lavoro Nazionale, funziona, sono cose interessanti che si stanno facendo. Centri per l'impiego, sicuramente in adeguatezza totale, ma nonostante ciò, il fatto che alcuni centri per l'impiego vadano in piazza a cercare i giovani net, come si è fatto anche a Pescara, voglio dire, non è tutto quanto, però
Un'occasione come questa va colta, pur nell'esiguità delle risorse, pur con tutte le criticità che cercavo di ricordare prima, perché impatta proprio sulle cose fondamentali che ci fanno stare male. Il livello delle nostre istituzioni, vedi i tempi, le faragilità burocratiche, l'assenza di politiche attive di incontro domande e offerta, i nostri strumenti sono gli ammortizzatori e gli incentivi assunzionali, che vanno bene quando uno vuole assumere. Non abbiamo le politiche di incontro domande e offerta, questa è un'occasione per provarci, che è la prima. Le sinergie che dicevamo, nello spirito che diceva il dirigente di Walter Tosto, che io condivido, federare quanto di buono c'è, approfittando di questa opinione. Grazie tanto. Allora, Luciano D'Alfonso, il prima sussurrato di questi 100 giorni che mancano alla data fatidica, io credo che petrolio, sanità e lavoro saranno i tre temi importanti di questa campagna elettorale, abbastanza cattiva credo, ma penso anche che sul tema lavoro occorre una grande responsabilità. Noi abbiamo detto sul giornale, abbiamo diffidato tutti da fare promesse mirabolanti, e credo che soprattutto sul tema lavoro bisogna evitare. Ricordiamo di 1 milione di posti di lavoro che non sono finiti esattamente con questo computo matematico alla fine. Ecco, nei fatti, visto che noi siamo all'interno in realtà di una crisi globale, in cui l'Abruzzo è un minuscolo pezzo di un sistema paese in grande crisi, con i giovani che scappano, eccetera, che cosa concretamente si può fare per modificare questa situazione senza appunto fare promesse a vuoto che poi domani si ritornano contro colui che le ha incautamente fatte?